Da domani al via la campagna vaccinale anche per alcune categorie delle persone più fragili, come si svolgerà nel comune di Teramo? Sì, l'attività di vaccinazione si svolgerà su due sedi, una a San Nicolò a Tordino e l'altra a Teramo. A San Nicolò nella sala parrocchiale sottostante la chiesa di Santa Maria degli Angeli, mentre a Teramo la faremo presso il palazzetto dello sport di Scapriano. Sono 5.500 l'elenco dei soggetti che dovranno essere vaccinati. Già da ieri i nostri dipendenti comunali stanno telefonando per concordare la data, il luogo e l'orario in cui bisogna presentarsi per fare i vaccini. Nella prossima settimana ci saranno ulteriori 3 giornate, ma che però potremo comunicare successivamente alla consegna dei nuovi vaccini che sarà fatta dalla Protezione Civile Nazionale alla ASD di Teramo. Una volta verificata la consegna che sia conforme alla comunicazione che dovrebbe essere fatta, sicuramente saranno indicate le giornate che dovrebbero essere mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana, ma su questo teniamoci con un minimo di incertezza perché dipende tutto dalla consegna dei vaccini. E i rapporti tra Comuni di Teramo ed ASL di Teramo come vanno avanti per l'organizzazione della campagna? Noi abbiamo trovato queste due location e le abbiamo attrezzate e stiamo facendo praticamente le chiamate ai cittadini che dovranno sottoporsi all'attività vaccinale. La ASL, ovviamente, i sanitari faranno poi le vaccinazioni vere e proprie, quindi tecnicamente c'è una scissione delle competenze, ma che ovviamente tutte confluiscono nell'interesse di vaccinare il più alto numero possibile di persone e di rendere meno complicata l'attività dei nostri concittadini. Per questo motivo voglio dire che abbiamo, grazie all'autorizzazione che ci è stata concessa dalla ASL, messo sul nostro sito istituzionale la modulistica da compilare per potersi vaccinare, per cui chiunque è dotato di un personal computer, di un collegamento ad internet, può scaricare la modulistica e compilarla direttamente a casa. Così, presentandosi presso la sede della vaccinazione con la modulistica già compilata, i tempi saranno molto inferiori e sarà più agevole anche per i sanitari che devono fare l'attività proprio di vaccinazione.